Certamente il cervello è modulabile per il fenomeno della plasticità e quindi i messaggi che ci arrivano influenzano il funzionamento del nostro cervello. Ora, nella situazione moderna, dove i mezzi di comunicazione dominano i messaggi, i messaggi vengono ripetuti, ci arrivano alle nostre orecchie continuamente, tanto che spesso non possiamo neanche parlare, telefonare, eccetera. Pensate ai giovani, se li leviamo lo smartphone, sono disperati, non possono più pensare, perché lo smartphone è diventato, lasciatemi dire, e non è del tutto errore, un pezzo di cervello, perché la maniera di funzionamento, quello che gli è stato detto, ritorna, e allora il cervello diventa come una pecora, segue tutto quello che gli viene detto, e questo è pericoloso, perché il cervello diventa allora poco critico, il cittadino poco critico, e segue il pastore che grida di più. Il cervello a qualsiasi età ha bisogno di stimoli per ben funzionare, e particolarmente il cervello dell'anziano, perché lui li ha persi, perché perde contatti, il soggetto va in pensione, perde gli amici, non ha più quel contatto verbale anche in famiglia, perché le famiglie sono un po' sparse e chi va a lavorare di qui? E nessuno lo ascolta, anche gli strumenti di comunicazione come il semplice smartphone è difficile per lui, non riesce a usarlo e lui perde contatti, perde stimoli e perdendo stimoli accelera il suo declino cognitivo. Quindi è dovere sociale, è dovere del medico dargli questi stimoli, perché lui ne ha bisogno.